Buon pomeriggio a te Marina, un saluto agli amici che ci guardano all'ascolto del TG8, soprattutto per parlare del calciomercato del Pescara e di quelle che sono gli obiettivi a stretto giro del direttore sportivo Matteassi, ovvero concretizzare numerose uscite che sono poi fondamentali per sbloccare le operazioni in ingresso. Le due operazioni da fare al più presto sono quelle relative all'esterno offensivo Cristian Galano. Si è aperta la pista che porta a Cosenza con il ripescaggio della formazione appunto della Cosenza che verrà ratificata non appena ci sarà l'ok della federazione dopo che si è pronunciato il TAR. In quel caso potrebbe essere un'opportunità per Galano per continuare a giocare in Serie B. Al di là di Cosenza, la volontà dell'attaccante biancazzurra è quello di non continuare a pescare, quindi una soluzione va trovata. Stessa situazione per quanto riguarda Busellato, il centrocampista che vuole continuare in Serie B. Il suo entourage è al lavoro per trovare una sistemazione. Il presidente Sebastiani ha detto chiaramente ai nostri microfoni: noi non teniamo nessuno legato a Pescara, a patto che però ci siano delle offerte. Stesso discorso dicasi per Val di Fiori: al momento forse la situazione è più complicata da risolvere, mentre per Sorensen qualcosa si sta muovendo. Queste sono le operazioni da fare in casa Pescara. Poi ci sarà l'obiettivo forte di portare un terzo attaccante che nelle gerarchie di Auteri dovrebbe fare il titolare. L'obiettivo numero uno resta sempre Gori, attaccante classe 99 di proprietà della Fiorentina. Lo scorso anno 27 presenze e 3 reti in prestito al Vicenza. Nel Teramo, sempre Serie C, è stato ufficializzato il tecnico Guidi che lo scorso anno ha fatto molto bene con la Casertana. A te Marina.